Ciao ragazze, oggi facciamo insieme il nostro beauty planning dell'avvento. Quindi dal prossimo video inizieremo una serie di cose insieme e non solo con i video. Per arrivare a Natale proprio in modo grandioso. Iniziamo subito. Tutto comincia dal prossimo video con la super challenge per il corpo. E lì non avete scuse, perché ho fatto un unico allenamento di 15 minuti in cui riassumo, diciamo, un po' tutto, un po' di riscaldamento con lo yoga, un po' di attività specifica per la parte bassa e un po' di lavoro specifico per la parte alta. Tutti i giorni dal 1 dicembre al 24 dicembre. Non ci sono scuse. Secondo, è il mese dei nostri trattamenti gua sha. Alcuni già li conosciamo, anche se farò vedere cose diverse, soprattutto integrate con protocolli diversi, e alcune che invece non conosciamo e che non abbiamo ancora mai fatto. Questi trattamenti gua sha faranno parte di kit cofanettini di Natale che ho preparato per voi, quindi con dei trattamenti specifici da fare insieme, ma possono essere tranquillamente fatti anche associati alla vostra routine, quindi a quello che comunque state già usando di Bisol, di Tresol o di altre cose che state usando. Allora, vi starete già domandando, Martina, ma io sto, quindi cosa devo fare ora? Ho già iniziato il massaggio olistico, il massaggio lifting olistico che faccio la mattina, la stimolazione dei punti per la generale che faccio tutte le sere. Come inserirò poi queste cose che ci fai vedere? Già vi sento il mormorio dentro, no? Allora, ci sono alcune cose, alcuni kit, alcune procedure. Che ad esempio tipo il trattamento gua sha rigenerante che associeremo al trattamento settimanale che comprende il nostro scrub con Algae Mask. Se non state usando ancora Bisol, lo associerete al momento durante la settimana in cui fate il vostro mini trattamento, che sia una maschera, che sia uno scrub, che sia qualsiasi cosa che state facendo. Ovviamente la combinazione di formule funzionali che hanno davvero un senso importante per la nostra pelle, associata a questo, fa ottenere un pochino di più, però ecco, è interessante per tutti. Così come ci sarà il trattamento occhi che potete invece combinare al trattamento dei punti che fate con le dita. Ci sarà inoltre dei trattamenti gua sha corpo che non abbiamo mai fatto insieme. Scusate, guarda, io vi ho fatto una guida perché ho detto, se no mi scordo di dirvi cose importanti e mi dispiace. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, quali sono gli accessori in particolare che vi piacerebbe trattare o approfondire e quali sono le zone alle quali siete maggiormente interessate, sia del viso che del corpo. Passiamo poi alla terza cosa, quindi abbiamo già visto, no? La Challenge Corpo, i nostri meravigliosi trattamenti e procedure gua sha nuove da combinare o da aggiungere alle nostre routine e ora poi il nostro calendario dell'avvento virtuale. Virtuale perché quest'anno non ho avuto proprio il tempo fisico, materiale, siete tante, siete sempre di più e mi fa un grandissimo piacere, però non ho proprio il tempo materiale. Non ho avuto il tempo materiale di prepararlo, anche perché ho completato il libro che non ce la faccio a far uscire per la fine dell'anno, ma che uscirà subito all'inizio dell'anno nuovo. Perciò ho pensato di tenerci comunque compagnia con un calendario dell'avvento virtuale. È importante che siate iscritte alla mia pagina Instagram e mi raccomando controllate le storie perché anche persone iscritte mi dicono che poi non vedono le mie storie, infatti le visualizzazioni delle storie rispetto alle persone iscritte purtroppo non è, diciamo, non è congrua, no? E capisco che c'è un po' l'algoritmo di mezzo di Instagram, perciò andate voi a controllare. Generalmente pubblicherò la mattina, tutte le mattine, l'azione da fare. E l'ho divisa in tre gruppi, in quattro, scusate, gruppi. La postura, l'equilibrio, l'ossigenazione e il tono. Già vi vedo.
salterete equilibrio, postura e tutte le altre per andare direttamente al tono. Non funziona così. Ricordatevi che noi vogliamo realmente rimanere in forma più a lungo possibile. Rimanere più in forma non vuol dire che devo andare a riempire la ruga e poi sono un catorcio e sono un po' gobba, c'ho il buzzino in avanti, c'ho il collo qui che mi scende, però c'ho la ruga fissa. Le rughe compaiono perché invecchiamo. Però un conto è avere una ruga in una persona con la pelle compatta, tonica, luminosa, in forma, asciutta, una persona che comunque sta bene, perché le persone senza rughe o si sono fatte il botox o hanno una parese facciale. Quindi, per seguire, mi raccomando, il calendario dell'avvento, andate tutte le mattine a controllare. Per aiutarvi, poi per capire bene, anche per la consapevolezza, se stiamo lavorando sull'equilibrio, sulla postura, sul tono, sull'ossigenazione, le storie saranno distinte per colori, ok? Quindi ci sarà lo sfondo di un colore tutte le volte che si parla di postura, di un altro colore quando si parla di ossigenazione, e queste sono un po' tutte le nostre attività. Perciò, riepilogando, se non siete iscritti al canale YouTube, iscrivetevi, attivate le notifiche, così tutti i nostri trattamenti guascia, ecco, non ve ne perdete neanche uno. Niente scuse per la challenge. Ed infine le storie insieme per questo calendario dell'avvento, così arriviamo al 24. Fatevi una foto all'inizio, no? E come sempre mandatemela, tanto lo sapete, io non la condivido, è una cosa fra noi, no? La foto all'inizio sia per la challenge corpo, ma anche per tutte le cose che andiamo a fare durante questo mese, sia con i trattamenti gua sha che con le piccole strategie quotidiane del calendario dell'avvento virtuale che facciamo su Instagram. Un abbraccio grande grande e condividete anche tutte queste cose con le amiche, quindi inviate le storie alle amiche, inviate il video per fare insieme il trattamento gua sha una volta a settimana. Insomma, cerchiamo di creare questo, di arrivare a questo Natale, visto che questo anno e anche lo scorso anno, ecco, abbiamo sempre dovuto un po' cambiare le abitudini, no? Ecco, ritroviamoci un po' di nuovo a fare un po' di cose insieme. Un abbraccio